Ok. Parte subito con l'acchitto. Si aggiudica l'acchitto Daniel. E si comincia. Spaccata valida. Direi anche ottima spaccata, le palline messe in una discreta posizione. Grandissima palla, riesce anche a muovere l'otto. E lo centralizza veramente bene. Vediamo adesso cosa farà Simone, che va a mettere il 9 in posizione. Piccola virgoletta riesce ad arrivare anche a smuovere la 4. A Simone. Ultima imbucata, grandissimo imbucatore, ricordiamo. Togliere l'otto di bianca, ma non riesce a toglierlo. E dà la possibilità adesso a Daniel di poter andare a una facile chiusura. Buona uscita per l'otto. E non sbaglia l'otto. Proverà adesso il 5, banco con il 5. Di un vantaggio non indifferente Daniel in questa fase. Vediamo, Daniel va a toccare il 3. Grazie.
E Pugliani e Magrini, sì, giusto. Sì, allora, intanto riprendiamo da dove eravamo rimasti, vediamo Simone che... partita abbastanza complicata per Simone. Vedo Daniel all'1 proprio davanti alla buca del 15. Andrà sicuramente a cercare di prenderlo di calcio. Lo fa, 1-0 per Daniel. Noi teniamo intanto informati, al tavolo 2 stanno giocando Magrini e Pugliani, al tavolo 1 stanno giocando Calvano e Thomas Mohamed, al tavolo numero 2 invece stanno giocando Benvenuto e Di Consiglio, mentre al tavolo numero 5 stanno giocando Antonio Pandolfo e Alessandro Rossichelli. Grandissima palla da parte di Dani. In un discreto vantaggio. Intanto Simone mette bene e sistema la 8 al centro. Vediamo cosa farà Daniel in questo momento.
Vediamo come procede qua la partita. Anticipo che al tavolo numero 2 benvenuto si aggiudica la vittoria per 2-1. Ancora in corso la partita tra Rustichelli e Antonio Pandolfo, mentre al tavolo numero 1 ancora in corso la partita tra Urbano e Thomas Mohamed. Sfortunato qua Daniel che sfigola leggermente la palla. Vediamo che cosa deciderà di fare Simone. Probabilmente andrà a mettere il 4 dentro l'11. E così è. Ed è in buca. Vediamo adesso Daniel che andrà sicuramente a cercare di sistemare la palla numero 9. E così è. Perfetta l'uscita per il 2. Probabilmente con il 6 andrà a chiudere la pratica andando dietro l'1. E così è, infatti. C'era un vuoto palla, ma entra lo stesso l'1. Grandissima chiusura da parte di Simone. E si va alla bella. Abbastanza tesa in questo frangente, Simone ha le strisciate, quindi abbastanza messo male direi, ma anche l'otto non è in una posizione completamente favorevole. Vediamo che cosa deciderà di fare Daniel. Probabilmente c'è la possibilità di andare con il controllo direttamente dietro l'otto. Lo prende grosso, lo prende un po' troppo grosso e non va. Sfortunato qua Simone.
Condizione un po' complicata per Simone che si trova al 15. Sì, dice non ho buca, ma con la possibilità di essere cacciato subito. Vediamo che cosa diceva di fare Daniel. Sì, opterà per la cacciata. Eh sì, infatti è così. Caccia, Simone sicuramente centralizzerà nuovamente il 15. Si appressa la chiusura Daniel, leggermente corto è andato per il 4. Comunque può essere tirato lo stesso, addirittura troppo fine, addirittura troppo fine la presa. Simone adesso una chiusura abbastanza semplice con una doppia e un 11. Oh. Ha rischiato parecchio, ha rischiato, entra all'ultimo la pallina. Vediamo ora cosa deciderà di fare. Sì, va a fare una cozza e va a chiudere la traiettoria per la palla numero 4. E Simone si aggiudica. No, non cade. Diamo ancora una possibilità a Daniel, vediamo che cosa deciderà di fare. Prende grossa. Non va. Simone vince per 2-1. Alla prossima partita.